L'anno scorso, il 16 marzo 2018, abbiamo inaugurato la prima via di assemblaggio dei moduli bifacciali innovativi, spiegando che nel corso dei successivi 18 mesi avremmo installato la linea di produzione celle HJT e che avremmo raddoppiato la capacità produttiva. L'abbiamo detto e l'abbiamo fatto davvero. Siamo grati all'Enel Green Power per aver scelto il sito di Catania per continuare un'esperienza imprenditoriale di eccezionale valenza iniziata nel 2010. La logica è quella di avere grande innovazione al servizio della sostenibilità, cioè una produzione rinnovabile di energia pulita, fatta però con il minore impatto possibile considerando l'intera catena del valore, quindi dalla produzione della tecnologia al suo utilizzo per 20 anni e poi allo smaltimento. Quello che noi pensiamo con Trisan è di tenere una finestra sulla tecnologia, perché Trisan è tecnologia. Tutto quello che riguarda lo sviluppo di questi pannelli sostanzialmente significa portarci avanti e cercare sempre di superare noi stessi con le performance, con la convenienza di generare energia dal sole. Essendo tecnologie molto innovative e in continua evoluzione, noi dovremmo tenere il passo, anzi forse anticipare il passo della ricerca mondiale e produrre a Catania sempre il modulo più avanzato possibile, perché questo è l'unico modo in cui è possibile competere sullo scenario mondiale con grandi colossi cinesi e internazionali.